Sostenere le imprese della provincia di Sondrio nella fase della ripartenza, aiutare così il territorio a risollevarsi dopo oltre un anno di pandemia, è l'obiettivo del protocollo d'intesa rinnovato oggi a Palazzo Muzio da tutti i soggetti che lo avevano sottoscritto nel maggio del 2020. Oltre 5.000 i finanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia, erogati l'anno scorso dalle banche aderenti BPS Creval e UBI, ora Intesa San Paolo, a piccole imprese, lavoratori autonomi e professionisti. 3.252 hanno riguardato finanziamenti per liquidità fino a 30.000 euro. L'erogato totale è stato di oltre 379.000 euro. Il rapporto operazioni-imprese è stato del 44,5%, nettamente al di sopra della media lombarda nazionale, attestata al 35%. Risultati positivi sottolineati dall'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori in collegamento video da Milano. Nel maggio del 2020 è stato firmato il protocollo, mi pare che a consuntivo possiamo dire che ha dato risultati molto positivi, peraltro in una provincia come quella di Sondrio, dove il tessuto produttivo spesso è fatto di piccole e piccolissime aziende. L'accesso al credito è molto importante in questo momento di ripartenza. È fondamentale in questo momento di ripartenza perché comunque la crisi economica, oltre a quella sanitaria, è una crisi che sta mordendo veramente il territorio e quindi abbiamo pensato di replicare questa iniziativa che l'anno scorso ha dato parecchie soddisfazioni, sia noi che l'abbiamo messa in campo, ma soprattutto alle imprese che ne hanno potuto beneficiare. La ripresa di questo, chiamiamolo così, sostegno alle aziende è stata vista di buon grado nuovamente dalla politica, da tutto il sistema associativo, dalla Camera, dal BIM, da tutti coloro che sono stati i primi attori e hanno, diciamo, rilanciato questa opportunità a favore delle imprese. La provincia, forse per il fatto di essere piccoli, di conoscersi tutti, di avere veramente un occhio di attenzione nei confronti dell'imprenditoria, è stata molto pronta ad accettare questa ulteriore sfida, proprio perché si guarda avanti, proprio perché si spera ovviamente con questo ulteriore sostegno di dare una piccola leva sull'acceleratore. L'accordo rinnovato oggi consente di erogare liquidità in tempi ridotti e con le garanzie necessarie, anche grazie al prezioso lavoro svolto dai consorzi Fidi. Il consorzio BIM dell'Adda è tra i protagonisti dell'importante iniziativa. Sì, gli enti locali, BIM e Provincia, come sempre, hanno cercato di fare rete insieme a tutti gli altri partner per cercare di dare una risposta a questo momento storico che è stato veramente brutto per tutti noi valtellinesi. Sono le risorse che ancora una volta mettiamo in campo per cercare di fare anche noi il nostro piccolo gesto, anche noi mettere quella piccola goccia insieme a tutte le altre azioni che lo Stato dovrà mettere in atto e che speriamo che diventino sempre più importanti in aiuto a quel comparto, che è soprattutto quello ricettivo-turistico, a tutta la filiera che per la Valtellina è così importante, affinché si possa riprendere, vedendo forse oggi un'uscita, uno sbocco da questo tunnel, una vita più tranquilla e più serena. Sappiamo che la pandemia purtroppo è duplice, c'è una pandemia sanitaria e c'è una pandemia economica che purtroppo si intersecano e hanno dei riflessi negativi l'una con l'altra. Chiaramente queste iniziative di facilitazione dell'accesso al credito è ossigeno per le nostre imprese, per tutta la filiera produttiva, perché ovviamente è una modalità molto importante con cui si può ottenere e portare avanti una vera e reale ripartenza.